Dall'efficienza energetica alla mobilità sostenibile, le politiche integrate sul clima sono sempre più al centro delle priorità delle amministrazioni locali, un obiettivo condiviso da quasi 6.000 città europee unite nel patto dei sindaci e che attraverso piani di azione per l'energia sostenibile puntano a ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 20% entro il 2020. Il tema è stato oggetto di un convegno al Castel dell'Ovo, organizzato da Alleanza per il Clima con il Comune di Napoli, proprio per riflettere sulle conseguenze spesso catastrofiche dei cambiamenti climatici e mettere a punto strategie di prevenzione. Noi nelle città che cosa cerchiamo di fare? Anche di cambiare abitudini che possono incidere fortemente in modo negativo sul cambiamento climatico. Pensiamo al numero, per esempio, di autovetture ancora troppo elevate all'interno delle città. Bisogna ridurle. Io lo so che questo crea un disagio e quindi i governi devono aiutare questo percorso di cambiamento, devono dare risorse ad esempio per il trasporto pubblico, cosa che spesso non accade, basti pensare nella nostra regione dove la regione Campania taglia per il trasporto pubblico e quindi è chiaro che la gente poi non sa come muoversi, quindi Napoli sta puntando anche su mezzi di trasporto che contribuiscono a migliorare il clima, penso alle autovetture elettriche, soprattutto le biciclette elettriche, ai percorsi di pedonalizzazione. Vogliamo lavorare ad esempio sul solare, sono tanti progetti che abbiamo anche presentato nell'ambito della città metropolitana con finanziamenti europei che mi auguro ci verranno concessi, quindi Napoli sicuramente va nella direzione giusta, i sindaci vanno molto spesso nella direzione giusta, i governi finora fanno annunci e non cambiano granché nelle politiche ambientali e di clima. L'incontro sulle Smart City è stato anche occasione per presentare il progetto europeo Major Adapt. Lo scopo è creare una rete di città firmatarie che attraverso lo scambio di informazioni contribuiscano alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici dell'Unione. Lanciamo anche un importante nuovo appuntamento, nuovo impegno dopo il patto dei sindaci per la sostenibilità, un patto dei sindaci per le misure di adattamento davanti ai cambiamenti climatici. La prevenzione è la migliore delle misure e la prevenzione la si fa investendo. Fortunatamente l'Europa nella nuova programmazione 2014-2020 destina il 20% delle risorse, quindi parliamo di miliardi di euro per quelle città che saranno pronte per le misure, per i cambiamenti, per contrastare i cambiamenti climatici e per mitigarne gli effetti con misure appunto di adattamento.